Lucchese, sempre i lucchesi in possesso di palla, ancora all'indietro per Lollini. Di testa dall'altra parte può intervenire Di Bari. Ha recuperato ancora la Lucchese. Ancora Di Bari con la sfera, anzi Musca con la sfera che è finita oltre la linea del fallo laterale. Ancora i lucchesi recuperano la sfera in avanti, è intervenuto ancora Musca, ancora fallo laterale. Si dispongono i giocatori rossoblù nella loro linea arretrata all'altezza della soglia mediana, poi la sfera finisce oltre la linea che delimita ancora il fallo laterale. Vi ricordiamo che gli assistenti di Intagliata sono Santoro di Catania e Tudisco, entrambi catanesi. Viene assegnato adesso un calcio d'angolo alla formazione di Favarin. 7 calciatori toscani nell'area di rigore a presidiare in attesa di questo cross. Il colpo di testa è intervenuto Raimondi, ma ha recuperato ancora Carlotto. Cechin, Mariotti, il cross lungo per Pera, impreciso il suo passaggio recuperato dai giocatori rossoblù con Ceccarelli, all'indietro ancora per Raimondi, per Stefano Fiore che risale, bella la sua apertura in avanti. Ungaro che si è spostato dall'altra parte, ancora Stefano Fiore. Raimondi, aspetta largo Bernardi, il suo cross in aria, il Cosenza che potrebbe andare al tiro, peccato, sfuma questa favorevolissima occasione per la squadra rossoblù. Un vero peccato, recuperato intanto in demi-volée e in mezza rovesciata il centrale difensivo toscano. Intanto viene fermato il gioco. Abbiamo visto ad esempio che in questa fase di gioco Stringara ha cambiato gli esterni alti, Bernardi si è spostato sul settore destro in attacco del Cosenza, mentre Ungaro ha preso la parte sinistra, mentre per Bernardi, o perlomeno siamo abituati a vedere Bernardi giocare da esterno, lo siamo meno abituati per Ungaro che nella scorsa stagione è stato impiegato da centrale, tutto più da esterno basso. Questa volta invece in questa prima partita di questa Team Cup, che poi anche se vogliamo l'inizio della stagione rossoblù, viene data fiducia a Ungaro come esterno alto, ma ci saranno senz'altro anche ripensamenti da parte di Paolo Stringara in ruoli in cui possono essere impiegati sia da centrali sia da esterni anche Fanucci, lo stesso Maggiorini che si trova in questo momento in panchina. Ecco, Maggiorini che lo scorso anno è partito da titolare, lui e Bernardi hanno tra le altre cose disegnato la prima galoppata del Cosenza, proprio con la loro stanchezza, il loro calo di condizioni, Cosenza ha poi denotato quei limiti che risiedevano nell'assetto difensivo a tre. Come mai Maggiorini è in panchina? Questa domanda è stata fatta ieri al mister, l'ho letto oggi sui giornali la risposta, insomma ha ritenuto che fosse meglio così e poi quasi quasi ve lo siete tirato, consentimi la battuta, perché l'anno scorso era nato un caso, facciamo riposare come un gruppo su Facebook, no? Facciamo riposare un po' Maggiolini che ha tirato la carretta tutto l'anno su quella fascia e se lo merita. Non lo so, comunque è ovvio che questo attiene a ciò che crede il mister. Naturalmente Stringara si farà delle sue idee, certo, nella fase iniziale, quindi farà giocare i calciatori in cui crede di più. Ieri ha detto che avrebbero giocato i calciatori con una condizione migliore, quindi
è dovuto anche a questo fatto. Non dimentichiamoci che Maddolini è stato anche infortunato per gran parte del ritiro, sì. Quindi magari insomma è ovvio che non tenga proprio il passo con il resto dei compagni, anche proprio per questo ha svolto per diverse settimane un lavoro differenziato, poi si è aggregato, però è ovvio che magari il mister non l'ha serio, potuto... anche lo scorso anno. Era un problema a un ginocchio, sì. Un problema a un ginocchio. No, ha recuperato, però è ovvio che magari la condizione fisica non sia proprio al passo con il resto dei compagni che hanno svolto una preparazione con il prof Petrignani in piena regola. Non lo so, credo sia questo, poi se è anche una questione insomma tattica, ovviamente ogni tecnico prende le sue decisioni. E Stringara mi sembra avere le idee abbastanza chiare, poi insomma è tutto in una fase evolutiva, Alfredo, perché siamo ancora in piena fase di calciomercato. È ungaro esterno alto? Beh, mi sembra che stia andando bene, lo sì, vedo, soprattutto è un ragazzo insomma che... È il mio beniamino, lo sai, so, lo so, lo so. È stato ungariano. Lo so, lo so. Non ungarettiano. E io credo che lui adesso senta molto insomma questa fiducia. Credo che insomma si senta pronto a ripartire nel migliore dei modi, proprio perché avverte, sentiamo ecco una contestazione, ci siamo stati interrotti dai 7 lucchesi che hanno avviato i cori che a noi mancano insomma. Dicevo no, Gaetano è un ragazzo che comunque era molto apprezzato anche da Toscano per come è rimasto sempre tranquillo nello spogliatoio, questo sì. È un ragazzo molto sereno e che adesso credo sfrutterà al meglio questa occasione. Anna Zubia, che minuto siamo, tu che stai facendo l'articolo? Scommetto che non hai preso neanche il minuto. No, l'ho preso il minuto, siamo al 44esimo. Guarda, tu stai scrivendo, stai seguendo la partita? Sì, sto seguendo la partita, ecco appena un tiro pericolosissimo in parata sicura di Petrocco. Che va via, no? Io spero che resta, spero tantissimo che resta perché mi piace tanto, non mi ha fatto rimpiangere Ambrosi e quindi spero che resti. Ma va via Petrocco, così davano perlomeno questa mattina, molti giornali davano pure di partenza. No, io dico che lui è accompagnato da un po' di tempo da queste voci che però non lo destabilizzano affatto. Anch'io come Anna non dovrei Presidente. Sì, io non dovrei sbilanciarmi perché non posso, ovviamente, però io chi Giancarlo se non l'ha detto stampa, anzi, l'ha detto stampa non te le può dare le notizie fresche, nel senso che è sempre l'ultimo a saperle, non svolgendo più attività di giornalismo militante. Quindi io attendo semplicemente la chiamata del direttore generale che a cose fatte mi dice di scrivere un comunicato, invece i segugi dei miei colleghi nelle redazioni ti potranno essere molto ma molto più utili perché stanno sulla notizia, come si dice. Giancarlo però insomma io anche mi sbilancio e dico che spero che resti perché è un ragazzo eccezionale sia tra i pali che fuori e poi è un simbolo oramai, è un esempio per questo Cosenza che deve in qualche misura ricostruirsi e ripartire perché lui ha saputo farlo. L'anno scorso Anna era arrabbiata, soprattutto con l'arrivo di Glareane, diceva, di Cotte e di Crude, insomma. Quest'anno ti sta bene Stringara? Cosa ma non avevo, non ce l'avevo con Glareane, ci mancherebbe altro. La registrazione. No, mi dava fastidio, comunque no, io l'avevo con Toscano, non mi piaceva Toscano, non mi piaceva come era andato l'andazzo del Cosenza, più che altro. Poi comunque io non sono giornalista, sono collaboratore, quindi penso che l'unica... Cioè, il parere non danno mica solo i giornalisti. Appunto, fortunatamente per il momento ancora c'è un po' di democrazia per il momento. Penso che comunque l'importante siano i tifosi, più di chi possa essere l'allenatore, più di chi possa essere il calciatore, certo. Vogliamo persone attaccate alla maglietta. Tu sei un illustre parente dell'ex portiere del Cosenza, sbaglio? Sì. Ma adesso adesso andiamo. Grande Zunino. Sì. Senti, molti colleghi, insomma, sono rientrati, hai visto, allestito un bel parterre di tecnici per il settore giovanile, a fare invidia alla Juve e a tante altre squadre. Sicuramente, quando diciamo Marulla, io dico sempre che Marulla è il simbolo di Cosenza. De Rose. Vabbè, ma Marulla è proprio il simbolo del Cosenza, certo. Quindi per me non c'è storia. Un'ultima, è cambiato il settore giovanile? Sì. Pensi che sia dovuto al fatto che arrivando Castagnini si sia portato molti ex compagni di squadra?
Allora, iniziamo per ordine, nel senso che comunque è la giusta linea, la giusta non lo so, insomma la normale, ovvia linea politica, così come accade nei giornali, no? Arriva un nuovo direttore, cambiano, e soprattutto arriva un nuovo editore, magari, e cambiano i capi servizio, si fa una sorta di giro, di cambiamento, e di conseguenza anche in un'azienda come una società di calcio le cose cambiano in virtù, ad esempio, prima di tutto dei nuovi proprietari, della nuova linea che si vuole dare, e poi è ovvio che la parola importante, insomma consistente in questo momento, spetta al direttore generale Castagnini, che lo ha detto a chiare lettere: io mi circondo di gente fidata che considero preparata, e su questo posso assicurarvi, lui non accetta assolutamente delle raccomandazioni. Puoi immaginare, insomma, le processioni che possono esserci in tali casi, e invece uno che ha le idee chiare, ha soprattutto proprio una sua linea ben precisa da seguire. Cioè, scegliendo Marulla, Napolitano, De Rosa, Gianluca Gagliardi, ha scelto le persone umanamente a lui più vicine, ovvio, ma anche, secondo lui, più professionalmente preparate. Sì, abbiamo proprio chiamato Napolitano, che in questo momento si avvicina a noi, mentre il Cosenza sta per andare a rete e fallisce. Intanto abbiamo qua una colonna del Cosenza che è rientrata praticamente adesso, fa parte della famiglia Rossoblu. Sì, dopo tanti anni di militanza nel Cosenza, credo che è entrato uno staff che a livello di settore giovanile, sia io, Gigi De Rosa, Gigi Marulla e Gagliardi, formeremo un bel gruppo per il settore giovanile. L'arrivo di Castagnini è stato importante per voi? Sì, abbiamo giocato insieme tutti quanti, ci conosce bene, sa che persone siamo, sa che siamo dei professionisti che può fare solo del bene. Lo sa che io ho parlato poco fa con Franco Ceravolo, hai visto, no? Sì. È stato, tra le altre cose, anche il mio capo, gli osservatori. E certo. Ha detto, si è espresso bene proprio nei vostri confronti, ha detto che quest'anno il Cosenza ha realmente un settore giovanile marca Juve, nel senso che perlomeno ci saranno istruttori di classe preparati che sapranno trasmettere esperienza e saranno anche la guida, se vogliamo, educativa di questi giovani. Sì, ci fa molto piacere, anzi è uno stimolo in più per lavorare bene. Siamo delle persone che ha voglia di fare bene, perché poi ce l'ha nel sangue il Cosenza. Noi siamo, soprattutto siamo tifosi, a parte giocatori, ex giocatori. Speriamo di fare molto bene. Ringraziamo sia la famiglia Pagliuso che ci dà questa opportunità di lavorare con il Cosenza. Tu sai che mio figlio Marco era un tuo tifoso. Anche io dopo. Sempre un tuo tifoso, napoletano nel cuore. Ti ringrazio, grazie. Allora, una cosa, ti ho chiamato anche per vedere questo Cosenza, un po' stanco, diciamo, si sente la preparazione atletica, cioè diverso dallo scorso anno, è partito più con i carichi pesanti, sì, per durare più nel tempo. Ma loro, la Lucchese, sono partiti prima, sì. Poi è da qualche anno che giocano insieme e si conoscono a memoria. È normale che Cosenza giochi in casa, vuole cercare di fare benissimo. Quando cerchi di fare bene, certe cose non ti vanno tanto bene. Credo che però poi andando avanti le cose miglioreranno solo. Che ruolo potrà disputare la Lucchese quest'anno? Così giochiamo d'anticipo. Ma nei playoff ci può stare bene. Però credo che, io spero per il Cosenza di fare molto meglio. Cos'è mancato al Verona per vincere il campionato? Ma pensavano già che loro già avevano vinto il campionato, è normale, poi se ti vengono a mancare dei risultati, specialmente in casa, è diventato più difficile. Quest'anno verremo a riprendere come televisione i tuoi allenamenti, quello del settore giovanile, riteniamo che prima ancora della prima squadra sia importante seguire anche il settore giovanile. Sì, siamo uno staff che lavoriamo tutti insieme, ci consigliamo e facciamo. I futuri campioni contano sul Napolitano. Ciao. Ciao. C'è De Rosa? Sì, me lo chiamo.
figura importante storica del Cosenza in pratica napoletano, e la sua testimonianza è stata altrettanto importante. Sembrava che volesse mandarci qui da un momento all'altro anche De Rose, altro